Allora, stiamo programmando un cartellone molto ricco. Iniziamo con gli eventi legati alla Giostra dei Ventimiglia nel primo fine settimana di agosto e dopo continuiamo con diversi avvenimenti, diversi eventi fino alla festa del Santo Patrono che è la San Bartolomeo il 24 agosto. Sicuramente stiamo cercando di realizzare un calendario che possa coinvolgere tutte le fasce di età, quindi ci saranno delle commedie, dei cabaret, ci saranno attività per bambine, nelle attività nelle ore pomeridiane, attività legate ai giochi equestri, ai giochi cavallereschi in alcuni pomeriggi, sicuramente dei pomeriggi culturali con la presentazione di libri. E dopo gli eventi, diciamo, di fine agosto sono legati agli spettacoli del nostro compaesano Michele Piccione che allieterà la serata del 23. Invece per il giorno 24 stiamo programmando una notte bianca che si snoderà per diversi punti del paese. Iniziamo dopo la fine della processione in Piazza del Popolo con della musica adatta, diciamo, a un pubblico più adulto, più maturo, per poi passare a dei giochi acrobatici lungo il corso e dopo terminare alla villetta della Santissima Trinità. Chi verrà a trovarci avrà la possibilità di fruire di un ventaglio di alternative. Parteciperemo anche alla terza edizione del Festival dei Borghi, organizzata appunto dall'Associazione dei Borghi, quindi anche, diciamo, mettendo in risalto le bellezze storiche e artistiche del nostro borgo del nostro comune e alcune esperienze, alcune passeggiate che si possono fare lungo il centro storico.